Superauto, concessionaria Honda per le province di Siena e Grosseto. A tutti una buona sera e ben ritrovati nella diretta del nostro TG. Partiamo questa sera, questa edizione, parlando della situazione Paycare, che ha annunciato oggi al tavolo regionale la sospensione degli incentivi aziendali per favorire l'esodo volontario dei lavoratori dalla sede di Monteriggioni. E lo ha comunicato la sede della regione in una nota, e intanto anche il segretario della CISL Giuseppe Cesarano ha parlato della situazione. L'incentivo all'esodo è importante, ma noi vogliamo un piano industriale. Cesarano, che tra l'altro ha presentato anche l'evento di domattina, ovvero la manifestazione dei lavoratori in piazza Salimbeni. E dunque ci fa il punto della situazione il nostro Aldo Tani. Se possibile, la distanza tra le parti oggi è ancora più marcata, dopo la decisione di Comdata di interrompere gli incentivi per l'uscita dei lavoratori di Paycare. Significa che l'azienda non cambia posizione, attualmente è tutto congelato, una scelta sostanzialmente che non riusciamo a capire, perché non c'è lavoro per 50 persone, quindi da questo punto di vista mantenere bloccato l'incentivo all'esodo, da questo punto, una scelta incomprensibile. Il punto di rottura si è verificato nel corso del tavolo regionale, convocato dal consigliere per il lavoro del presidente Gianni, Valerio Fabiani, di fronte alla mancanza di risposte da parte dell'azienda sul futuro produttivo. Per noi il tema è bene l'incentivo all'esodo per far uscire le persone che hanno congelato, ma comunque vogliamo un piano di rilancio per Monteriggioni. A dicembre scade la solidarietà e loro non ci sanno dire cosa faremo a dicembre. La stessa regione ha annunciato la volontà di chiedere al ministro Urso la convocazione di un tavolo ministeriale. Il numero di lavoratori da coinvolgere è tanta, quindi la regione si prenderà l'impegno di chiedere un tavolo ai vertici proprio della multinazionale. Una partita che si inserisce anche nella competizione elettorale e che potrebbe essere giocata insieme a quella di Whirlpool. Sia Anna Ferretti sia Nicoletta Fabio, non lo so chi l'avrà vinta da lunedì, però noi chiediamo attenzione e soprattutto al governo nazionale, perché a questo punto la partita deve essere gestita a livello ministeriale. Comdata è un gruppo importante e con il ministro Urso secondo me possiamo, insieme a Siena, che c'è la vicenda Whirlpool che bolla in pendola anche quella, sono due vertenze che vanno accompagnate tutte e due. Alla luce di questo stallo e delle ultime novità, lavoratori e sindacati domani saranno di nuovo in piazza per denunciare la gravità della situazione. Torniamo sulle elezioni, perché è arrivato l'endorsement di Francesco Burroni del Polo Civico, che era candidato in consiglio comunale con la lista Sì Patto dei Cittadini, a sostegno ovviamente di Fabio Pacciani, e andrà la sua candidatura a favore il suo voto a favore di Anna Ferretti, la candidata del centro-sinistra. E ci fa il punto della situazione Marco Crimi. Penso che il Polo Civico, se vuole continuare la sua esistenza, come spero, debba mettere, certo non dei paletti stretti, ma insomma debba chiarire dei punti di fondo, che per me ho riassunto molto semplicemente e stranamente in antifascismo, antirazzismo, antisessismo. Questo è l'appello che Francesco Burroni, candidato in consiglio comunale con la lista Sì Patto dei Cittadini, ha lanciato nei confronti degli altri membri del Polo Civico. Per Burroni, le molte anime che hanno composto la coalizione a sostegno di Fabio Pacciani devono darsi una sorta di carta costituzionale che si rifletta in determinati valori. Da qui anche la scelta del candidato di sostenere e rendere pubblico il suo endorsement nei confronti di Anna Ferretti. La scelta è molto chiara, sia perché vengo dalla sinistra, ma perché secondo me, per la mia modo di vedere, per la mia cultura, per la mia storia, ci sono dei baluardi, diciamo, etico-filosofici, che sono antifascismo, antirazzismo, antisessismo, che non le vedo rappresentati dalla destra. Anzi, duro invece l'attacco a Nicoletta Fabio. La Nicoletta Fabio, facendosi proprio come simbolo, come immagine, fotografare insieme alla Meloni e a Salvini, per me, ecco, quei due lì rappresentano quelli che non sono l'opposto dei miei valori. Quindi io all'opposto preferisco che comunque ci sia un altro candidato.
che comunque non è di quella sinistra che io vorrei, ma che comunque per me è sempre meglio di quell'altra. E sullo stesso tono, inoltre, il giudizio verso quello che è stato il mandato dei Mossi, sostenuto da Civici e Centrodestra. Pensavo che comunque la destra ha dei grandi, io conosco tanta gente di destra, intelligente, brava, articolata, però poi ci siamo trovati una destra un po' raccogliticcia con assessori che venivano da Campi Bisenzio, da Firenze, insomma, con l'assessore di Firenze che dà le squalifiche del Palio, insomma, diciamo la destra non ha espresso il meglio di sé. Rimaniamo in tema elezioni con Siena Civitas che dopo aver rotto con il polo civico andrà nella direzione di Nicoletta Fabio, la candidata del centrodestra. Decisivo l'allontanamento dall'area rappresentata dal sindaco, ormai ex sindaco Luigi De Mossi e la provenienza civica dell'ex rettore del magistrato delle contrade. Il servizio di Aldo Tani. Appoggiamo convintamente Nicoletta Fabio perché lei è persona che ha una sensibilità civica, profondamente civica, mentre Anna Ferretti è chiaramente un'espressione partitica. Siena Civitas non ha avuto esitazioni, ha scelto una parte, quella di Nicoletta Fabio, l'unica tra le forze del polo civico a dichiararsi apertamente, spinta dalle garanzie offerte dalla candidata del centrodestra e soprattutto dalla rottura con l'area rappresentata dal sindaco De Mossi, figura che aveva già provocato l'uscita della formazione civica dalla maggioranza nel 2020. Rientreremo a pieno titolo nella maggioranza, come ho detto, appunto, ripeto, a pari dignità. Ha preso buona parte del programma del Polo, soprattutto quello che interessava di più a Siena Civitas, dalle famiglie, a tanti aspetti a Siena, città della musica, e soprattutto ci ha garantito quello che ci costrinse purtroppo ad andare via dall'allora giunta De Mossi, cioè quel trasversalismo dal quale noi siamo assolutamente distanti. All'addio sono seguiti gli anni dell'opposizione e poi la scelta di abbracciare il progetto di Fabio Pacciani, fallito all'assalto a Palazzo Pubblico. Nonostante l'apprezzamento ricevuto e il risultato ottenuto dal candidato, impossibile continuare su quella strada, ritornando sui propri passi e quindi riconiugandosi con il centrodestra. I senesi ancora prediligono più che il puro civismo, un civismo legato ai partiti. Quindi abbiamo preso atto di questo, dobbiamo nei 15 giorni immediatamente successivi al voto andare al ballottaggio, per cui ci è sembrato utile e in qualche modo anche logico riprendere la propria autonomia di lista civica e poi esprimersi in tal senso in maniera chiara e definita. Il ministro irlandese della Salute, Stephen Donnelly, ha convertito in legge il regolamento che prevede l'etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie e le reazioni degli omologhi paesi europei non si sono fatte attendere. Infatti sono arrivate le risposte di Italia, Francia e Spagna e ha commentato ovviamente anche il direttore di Coldiretti Siena, Simone Solfanelli, dicendo si tratta di un'iniziativa commerciale e protezionistica assolutamente negativa perché si dà ai consumatori un'immagine sbagliata di un prodotto che invece, se consumato nelle giuste quantità, ha grandi proprietà dimostrate scientificamente. Allora andiamo a sentire il servizio fatto da Katiuscia Vaselli. Non c'era dubbio che ci sarebbe stata una levata di scudi. Il ministro irlandese della Salute Donnelly ha convertito in legge il regolamento che prevede l'etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie e le reazioni degli omologhi degli altri paesi europei sono state immediate. Italia, Francia e Spagna fanno fronte comune e puntano il dito contro il ministro della Sanità di Dublino. Sulla qualità, se la norma irlandese per quanto riguarda l'etichetta del vino, ovviamente è totalmente negativo. Cioè, si sta dando un'immagine al consumatore negativa di un prodotto, di un alimento che invece, se appunto in quantità corretta, in quantità giusta, contribuisce alla salute. Primo esempio in Europa, la legge irlandese prevede che le etichette dei prodotti alcolici indichino il contenuto calorico e grammi di alcol nel prodotto e contengano avvertenze sul rischio di consumare alcol durante la gravidanza e sul rischio di malattie del fegato e tumori mortali dovuti al consumo di alcol. La legge si applicherà dopo un periodo di transizione di 3 anni, dal 22 maggio 2026. Ampliando il discorso, poi è evidente che ci troviamo di fronte a un attacco, voglio dire, alla biodiversità del nostro paese, al Made in Italy agroalimentare, per esempio con l'etichetta del Nutri-Score.
che dà una indicazione di salubrità del prodotto rispetto alla materia grassa, cosicché viene fuori che il parmigiano reggiano è negativo, quindi ha un semaforo rosso, e le nostre bevande americane fatte ad Atlanta hanno il bollino verde. L'etichettata irlandese sugli alcolici ha sollevato le critiche di diversi stati dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, da stati membri del WTO e dai produttori di bevande alcoliche, perché è una barriera agli scambi commerciali ingiustificata e sproporzionata. Lavoreremo insieme al collega Tajani, con il quale ci stiamo confrontando proprio in queste ore, per capire, anche insieme alle altre nazioni europee come Francia e Spagna, ma non soltanto, che hanno sottoscritto con noi un documento di forte critica all'azione irlandese, come contrastare questa scelta dell'Irlanda anche in nome della difesa di un mercato europeo che sia rispettoso di prodotti di ogni nazione, ha detto il ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. Passiamo adesso al caro prezzi, perché sono rincarati negli alberghi, sono rincarati nei pranzi, ma gli aumenti si sono visti un po' ovunque, hanno colpito veramente tutti, famiglie comprese. Questa è l'opinione che è stata diffusa anche all'interno delle associazioni di categoria, e il nostro Gennaro Groppa è andato giusto appunto a sentirli. Allora andiamo a vedere che cosa hanno detto nel servizio curato da Gennaro Groppa. I rincari nei prezzi delle camere di albergo ci sono stati, ma è per tutti così. È così per le famiglie e per le attività. Succede anche negli alberghi e nei ristoranti. E questa è l'opinione diffusa nelle associazioni di categoria al momento di andare a commentare le recenti statistiche pubblicate. L'indagine del Codacons su dati Istat mostra come il costo di una cena al ristorante a Siena sia cresciuto in un anno dell'11,5%. Al tempo stesso Assoutenti ha registrato un aumento dell'8,8% in un anno per quel che riguarda il costo delle camere di alberghi e strutture ricettive nel territorio senese. D'altronde gli aumenti sono presenti ovunque in questo frangente storico, ristoranti e alberghi non ne sono esenti. Le associazioni di categoria invitano quindi a guardare a questi dati tenendo in considerazione tutto il contesto che stiamo vivendo. Afferma Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi Siena, tutto è raddoppiato, si guardi solo alle tariffe di gas ed elettricità, le sue parole. Quindi è ovvio che siano cresciuti i costi di pranzi e delle camere di albergo. Si consideri anche che le strutture ricettive vogliono offrire un buon servizio. Per fare questo serve il necessario personale. La realtà che stiamo vivendo è questa, dichiara Andrea Ginestrini, presidente provinciale di Asso Hotel Confesercenti. I dati di questo tipo, è il suo commento, vanno sempre presi con le molle. Comunque tutti i costi sono aumentati, quindi questi rincari erano inevitabili. I costi vivi sono cresciuti ovunque per quel che riguarda i costi delle camere di albergo. Tuttavia la crescita a Siena è stata inferiore rispetto a altre città. Ciò può essere dovuto alla fortissima concorrenza innescata dal forte aumento di posti letto nel territorio, causata soprattutto da strutture come bed and breakfast e affittacamere. Dopo un lungo periodo di riflessione, il presidente di Amavilla Svolley, Gianmarco Bisogno, ha messo su le basi per la stagione sportiva della pallavolo 2023-2024. Naturalmente l'azienda resta la priorità per patron Bisogno, ma ha anche garantito che sarà un campionato di Serie A2 competitivo, con una buona squadra e soprattutto con un grandissimo spazio dedicato ai giovani emergenti. Allora andiamo a vedere il servizio con il punto della situazione. Incertezze, speranze, ma anche realtà solide. Sono passati più di 2 mesi ormai dalla retrocessione di Amavilla Svolley dalla Superlega alla Serie A2. Una stagione, come detto più volte anche dallo stesso presidente Gianmarco Bisogno, partita in salita da subito, con il ripescaggio all'ultimo e la costruzione di una squadra che potesse essere competitiva in brevissimo tempo. La delusione a fine campionato è stata forte e patron Bisogno in quest'ultimo periodo ha sfruttato l'occasione per riflettere sui progetti e sul futuro. Quindi mi sono un po' preso questo tempo per capire budget, per capire le idee, le persone che ho intorno, quello che pensavano, e siamo un po' arrivati a questa conclusione di naturalmente proseguire col percorso della pallavolo, e oltre il campionato di A2 lavoreremo anche per un percorso nostro virtuoso, credo aziendale, anche oramai nell'ottica della sostenibilità delle aziende e del territorio, anche su un progetto molto interessante legato al settore giovanile, dove tutti in questo periodo un po' escono fuori dal giovanile per una serie di motivi, noi vorremmo invece rilanciare. L'avventura nella massima serie resta comunque un'esperienza importante, ma replicarla sarebbe impensabile a causa dell'alto budget richiesto e del tempo da doverci dedicare.
Per la nuova annata, Emma Villas Volley ha deciso di ripartire da coach Graziosi, punto fermo per la squadra, e lo stesso vale per Vittorio Angelaccio, confermato come direttore commerciale e marketing. Le mie tempistiche sono chiaramente collegate anche alle strutture, quindi questa stagione sarà per me molto importante capire che accadrà, non pretendo domani, però nel passare dei mesi effettivamente vedere concretamente cosa prospettano. La squadra che faremo sarà una buona squadra sicuramente, il signor Michini che vi darà tutte le informazioni, sarà il nostro referente e Vittorio per tutto ciò che è la parte diciamo così commerciale. Per chiudere il resto, mi dispiace, la Superlega è bellissima, Vasini l'avrei rifatta molto volentieri, però così un'altra volta come dicono a Napoli sarebbe, dai, sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Prima di lasciarci diamo anche un'altra notizia riguardante lo sport, perché come abbiamo già visto e sentito nei servizi precedenti delle precedenti settimane, la situazione del Siena resta ancora in stand-by, resta soprattutto in incognito, ma oggi manca ufficialmente un mese per raggiungere poi l'iscrizione, perché come tutti sappiamo a giugno scadrà il tempo per poter iscrivere la squadra al campionato di Lega Pro, e dunque i tifosi in questo momento si attendono naturalmente anche risposte dal presidente Emiliano Montanari, che però ha scelto in questo momento la via del silenzio totale. Questa è una linea che ha scelto di tenere già ormai da quasi praticamente l'inizio del campionato. Con questo siamo giunti in chiusura del nostro appuntamento di C3T News. Vi ricordo che nel post TG ci sarà un importante, interessante approfondimento su uno sport ancora a molti sconosciuto, ovvero la kickboxing, dove sarà presentato lo sport, l'arte marziale in sé, e soprattutto sarà presentato anche l'evento che si è tenuto sabato scorso al palazzetto della Vismederi Costone. Quindi restate con noi per l'approfondimento, mentre C3T News vi ricordo che ritornerà domani sera sempre alle 19:30. A tutti un buon proseguimento di serata.